questo è l'obiettivo che mi sono prefissato in questi mesi. C'è un obiettivo più grande per questa stagione, ma ve ne parlo più avanti. Questo episodio, raga, potrebbe sembrare solamente una serie di immagini di me che vado in giro a vedere partite, ma è molto di più, promesso. Si rinizia, raga, prima partita della stagione 2019-2020, Crystal Palace, Under 23. Ho infatti una domanda per te. Qual è la scusa che ti stai raccontando? No, seriamente, qual è la scusa che ti stai raccontando per giustificare il non provarci? Lascia perdere il raggiungere il tuo obiettivo, ma almeno provare a raggiungerlo. Buongiorno raga, è venerdì 30 agosto, stiamo riprendendo con le partite, infatti sto andando a vedere Fulham Newcastle Under 23. E voi mi direte, ma Samu, ma il procuratore non ci va in auto con l'autofiga? Sì, a meno che non vivi al centro di Londra, che a quel punto ci metti tipo 8 ore per fare un chilometro e quindi è molto meglio prendere i mezzi. Giornata bella piena, raga, perché ora Fulham Newcastle Under 23, poi devo prendere un'altra macchina a volare perché alle 7 inizia Chelsea Tottenham sempre Under 23. In questa fase, ragazzi, cercando di vedere più partite possibili, conoscere bene i giocatori, e quindi questo è l'obiettivo che mi sono prefissato in questi mesi. C'è un obiettivo più grande per questa stagione, ma ve ne parlo più avanti. Ok raga, prima partita andata, ora vedete qua, non so se si legge, abbiamo l'invito per Chelsea Tottenham Under 23. Soldi, non è il momento, non ho tempo, troppo tardi, già inventato, i miei non mi supportano. Sentiamo qual è l'esatto momento in cui hai smesso di crederci e hai iniziato a raccontarti tutte queste scuse. Aldershot, siamo fuori Londra. Tu sai la verità, tu sai che in realtà sono scuse. La partita finita, si rientra perché sono a 2 ore da casa e domani c'è un'altra partita. Forse la paura di fallire che ci frena, forse ciò che diranno gli altri magari. Vabbè, io tengo troppo a questa community per non essere sincero. Raga, il Millwall è molto famoso in UK perché ha da sempre una storia particolare. I tifosi sono forse tra i più calorosi, o sono stati fra i più calorosi in Inghilterra, quindi qua è molto conosciuto. La vita cambia quando decidi di prendere coscienza che dipende solo ed esclusivamente da te. Certo, bisogna poi affrontare i propri limiti, essere ok col fatto che se non va è solo ed esclusivamente colpa nostra. Ma lo si può accettare oppure continuare a nasconderci e incolpare qualcun altro. Siamo a Motsu Park e sono andato a vedere un'altra partita, una bellissima giornata qua a Londra, guarda. Vi dicevo, questo episodio è molto di più. Sì, sono immagini mie che vado a vedere partite, ma in realtà sono io che ancora una volta faccio ciò che voglio fare e come lo voglio fare io. Magari anche sbagliando, però come lo voglio fare io. Poi la giornata finita, sabato sera, è stata una giornata lunga e vi lascio con questo tramonto qua, guardate che spettacolo. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi.